amiche e amici della bellezza delle cose, ben trovati. Oggi parliamo di carta da parati. Vorrei rispondere un po' a delle domande che mi ha fatto una mia amica Simonetta, che sta per relocare la sua camera da letto. Allora, lei si trova di fronte a una parete blu elettrico, ok? E deve totalmente stravolgere il colore e renderla molto più chiara. Ha acquistato una bellissima baruch di camera da letto, non so se avete presente quelle che hanno la testa da letto imbottita, la cornice è fatta di legno con tutte foglie d'acanto scolpite. I comodini sono appesi proprio sul muro, sempre tutti fatti in foglie d'acanto, e quindi un effetto molto bello, diventerà molto elegante, diciamo così, classico, quasi imperiale. Lei relocherà un po' questa camera perché fa parte un po' del mio mondo di relook e quindi di pazze che amano lo shabby e che cambiano colore i mobili di recupero, e quindi reinventerà attualmente questa camera, ecco, l'oro antico, e lei ovviamente la reinventerà in colori più toni, quindi chiari, dal chiaro al tortora. Si trova in presenza appunto di questa parete blu elettrica e quindi mi ha detto: Anna, ho due dilemmi, ci faccio una bella parete decorata un po' materica con degli stencil, però devo coprire il blu elettrico, oppure vado con una bella carta da parati che di fatto, come tu mi fai vedere, è molto elegante. Ecco, allora io oggi gli do un po' le risposte riguardo al mondo della carta da parati. Chi mi segue da un po' di tempo sa che parliamo di carta da parati, ma che in realtà ormai siamo in presenza di fibra tessile, un materiale innovativo che tra l'altro si attacca con molta facilità e che si rimuove con molta facilità, ok? Anche adatto, diciamo, al fai da te per persone che hanno la mano. Allora, che cosa potremmo fare per andare a decorare la parete di fondo del letto, un po' come quella che vedete dietro le mie spalle? Sicuramente la parete dovrebbe essere, almeno rispetto alla tendenza, no? È quella che noi chiamiamo in gergo in arredamento di interni il punto focale, cioè dove sta il letto, sicuramente la parete più in vista della nostra camera da letto, e possiamo andare ad enfatizzare e a decorare. Lo possiamo fare con la pittura, con tutto il mondo delle pitture decorative per muro, con la carta da parati, diciamo che l'effetto diventa un pochettino più elegante. Questo catalogo che vi sto facendo vedere è praticamente con una texture che imita l'effetto lino. Allora, per rimanere sul semplice, sicuramente si potrebbero andare ad applicare delle righe. Le consiglio sempre quando le persone amano, diciamo, delle linearità semplici e non si vogliono andare a complicare la vita, cioè non vogliono una tinta unita ma neanche una fantasia che sia troppo ridondante, ok? La classica camera shabby che io potrei consigliare a una mia cliente che vuole mettere tutta carta da parati è proprio questa. Allora, questo effetto damascato, new classic lo potremmo definire, comunque con questa texture opaca e tendente ai toni proprio tipici un po' dello shabby chic, la potremmo andare a mettere per la parete dietro il letto, mentre quest'altra con le righe la potremmo mettere sulle restanti tre pareti, oppure andarci a scegliere uno dei due toni da andare a realizzare in tinta lavabile, ok? Quindi ho questo punto di avorio o quest'altro punto, diciamo, un po' più di tortora. Questo catalogo ha diverse, diciamo, tonalità, anche questa vedete un pochettino più profonda, è un tono sicuramente che inserisce anche un po' di grigio e quindi è anche più contemporaneo, anche questo lo trovo molto bello. Una di quelle che proprio adoro è questa qui. Guardate che bella, sembra un effetto di parete antichizzata, lievemente decorata, e diciamo, se andiamo a fare uno stencil potremmo ottenere un effetto simile andandolo a utilizzare in sovrapposizione, quindi andando a creare una sorta di profondità, ok? Allora, mi prendo, ho appoggiato i cataloghi perché sono un po' pesanti. Un'altra cosa che a me piacerebbe tantissimo è, diciamo, questo effetto, quindi andare a creare invece una parete più scura con una testata letto davanti più chiara, che ci va un po' a realizzare quello che viene chiamato adesso stile backstage. Andiamo quindi a saturare un po' lo sfondo andandolo a scurire e facendo uscire fuori quindi quello che ci andiamo a sovrapporre, quindi anche questo, sapete, io amo le rose. Penso che sia un effetto contemporaneo, romantico e al tempo stesso, diciamo, anche con un occhio al romanticismo, diciamo così, ok? Questo è un altro catalogo
che mi piace molto, forse qualche volta ve l'ho già fatto vedere, si chiama Vintage, è proprio per tutte le persone che amano lo stile più classico. Questa è una delle tonalità forse più delicate, va sul carta da zucchero e volendo si potrebbe accompagnare a questa riga. Allora, questo catalogo è pieno di bellissime varianti, guardate questo damascato pure quanto è carino, qui siamo proprio nel mondo di chi adora lo stile classico, ma devo dire che in questo catalogo ci sono colori anche un po' particolari e mi è capitato di venderlo anche su arredamenti molto moderni, ok? Nei toni semmai. Ecco, guardate anche questa che bella, così riuscite a capire come si sviluppa questa stampa. È fatta di rosoni e rose, ok? Questo è un tono molto di moda. Ecco, e questo è damascato. Vado con l'ultimo catalogo, che mi piace molto perché ha un tono classico, però allo stesso tempo anche più moderno, e è questa carta larga 106 cm, quindi la parete si fa velocemente, si sviluppa con questo ramage di fiori bianchi, come vedete le foglie su un fondo molto materico e marezzato dai toni del grigio. Anche questa credo che per una camera da letto sia molto bella. L'ultima, vi ho fatto vedere tutte le carte stile classic, diciamo new classic, che più si presta per una camera del genere, insomma, ok? Anche questa, guardate che profondità. Ok, allora, anche per oggi ci siamo detti tutto, io metto a posto i cataloghi che sono pesantissimi, ci vediamo venerdì, qui sta iniziando a nevicare, quindi vediamo come si metterà il tempo. Ciao e grazie!